Benvenuti al nostro consueto settimanale di approfondimento, Pianeta Ongi Reporter. Andremo a conoscere una bravissima artista, altresì nota sia a livello nazionale che internazionale. Lei si chiama Enrica Boschiero. Sottoscritto l'ha raggiunta in occasione di un concerto nel centro storico di Treviso. Il servizio. Enrica Boschiero, ho detto bene? Sì, hai detto bene. Ciao, piacere a tutti. Bene, allora innanzitutto la prima domanda che emerge è la seguente: come si fa a avvicinarsi a questo settore del teatro, della musica? Cos'è che ti ha in modo particolare a te attirato a sposare questa materia, diciamo? È semplicemente ascoltare qualcosa che c'è dentro e che chiama, quindi non ho fatto altro che seguire qualcosa che avevo. Io ho sempre cantato, sempre suonato, sempre amato la musica, l'ho sempre fatto per piacere finché studiavo. Mi sono pagata gli studi suonando e una volta laureata mi sono resa conto che non avevo bisogno di cercare un lavoro perché ce l'avevo già. E quindi semplicemente ho seguito quello che stavo facendo e che ho sempre fatto. Tanto amore per questo, insomma. Quindi la cosa più, quanto è bello poter, diciamo, lavorare su dove piace, che non fare un lavoro per forza per avere, diciamo, i soldi per vivere, giusto? Penso che sia uno dei privilegi più grandi, che, diciamo privilegi, poi in realtà me la sono anche sudata, però poi sai, è vero che ci sono i pro e i contro, per cui io non ho lo stipendio fisso a fine mese che mi arriva, però tanto non ce l'hanno neanche molti che fanno anche un lavoro che non gli piace, per cui dico precari per precari, alla fine è meglio provare a fare quello che si ama e se ci si crede fino in fondo poi una strada la si trova per farlo. Sì, hai detto bene, in effetti con queste ultime leggi diventa un po' un problema il mondo del lavoro. Va bene, questi sono un po' i frutti della nostra politica, ma non facciamola entrare in questo contesto troppo bello per doverlo interferire, ecco. Ti conoscono in tanti, so che tu hai partecipato in varie trasmissioni nazionali, ecco, se magari ci puoi così fare qualche esempio. Bah, allora, televisive o radiofoniche? In generale. Televisive non molto, ho fatto un TG2 dossier e un paio di interviste su Rai News 24 e invece radio di più ho fatto, sono stata ospite per 5 puntate a Radio 2 Social Club, poi ho fatto varie ospitate a Radio 1 e poi ho condotto una trasmissione alla radio televisione svizzera per, cos'era, l'anno scorso, 2 anni fa, sì. Basta, poi, non mi, poi varie cose più locali, sì. Quindi diciamo che anche le testate nazionali, ecco, si informano su di te e ti danno dello spazio, e questo è positivo. Sì, poi no, non quanto potrebbero, ma non parlo solo per me ovviamente, ma per tutti, perché siamo tanti, c'è tanta gente brava che fa musica originale e ci giochiamo una fettina piccola così della torta. Che in realtà la parte principale se la spartiscono le major e che fanno passare sempre le solite 4 canzoni, poi tra l'altro, e anche sulla cui bellezza si può discutere a lungo, però le regole non le facciamo noi e diciamo che proviamo a fare del nostro meglio perché insomma per essere ascoltati. Per fortuna ci sono adesso delle strade alternative, il web è un'alternativa e sta prendendo sempre più piede, per cui anche le radio spero che se ne rendano conto. Eppure qua vediamo che le grosse radio stanno anzi comprando frequenze, si stanno allargando sempre di più, sembra che questo web faccia veramente fatica ad emergere. Questa è un po' la nostra, da editori, da direttori di testata, la nostra opinione, quello che stiamo osservando. Comunque, l'importante è che tu abbia lo spazio e a tale proposito ti chiedo che rapporto hai con l'ambiente, con la natura, questo pianeta che è sempre più martoriato. Sai, la nostra linea editoriale è quella di dare spazio a tutti i soggetti, associazioni, comitati, giornalisti, eccetera, anche altri emittenti che interagiscono per, diciamo, dare loro spazio perché loro praticamente difendono il pianeta, cercano, insomma, di portare avanti una politica a tutela del pianeta e quindi entrano nella nostra linea editoriale. Ecco, tu, Enrica, che rapporto hai? Cosa ne pensi di questo pianeta, il rapporto con la natura? Beh, è forse la tematica che mi sta più a cuore in assoluto, nel senso che
Essendo anche nata in Cadore, tra le montagne, ho sempre vissuto un rapporto molto stretto con la natura. Amo moltissimo gli animali, le piante e quindi soffro molto per quello che sta accadendo alla nostra terra. Ci scrivo canzoni, ci faccio laboratori con i bambini, faccio insomma diverse cose proprio per cercare di sensibilizzare su questo. Anche stasera se ne è parlato, perché poi non perdo occasione per parlarne. Di fatto viviamo noi in quella che è l'area più inquinata d'Europa, cioè siamo dentro una camera a gas, e questo incredibilmente ci sta lasciando ancora molto indifferenti a livello insomma così medio. Vedo che non c'è grande attenzione al tema, ma ci stiamo ammalando tutti, per cui spero che presto si prendano dei provvedimenti seri, che non siano le targhe alterne una volta ogni 15 giorni, che non servono a niente, insomma. Questa è la mia opinione. Quindi praticamente tu hai dentro di te, nelle tue canzoni, un messaggio per la tutela del pianeta. Sì, non in tutte ovviamente, però ne ho scritte, tra l'altro poi sto portando in scena due spettacoli, uno sulle Dolomiti e uno sugli alberi. Quindi sono proprio due progetti teatrali, uno con un fumettista, Paolo Cossi e Sergio Marchesini, e un altro invece con l'attore Vasco Mirandola, per cui cerco, nel mio piccolo, di sensibilizzare su questi temi, insomma, sì. Ecco, quindi entresti proprio bene nella nostra linea editoriale, ecco, non a caso sei qui. Ecco, ancora una cosa, le prospettive in futuro di Enrica Boschiero quali sono? Erika. Ah, ecco, presiamo Erika. Ma allora, adesso deve uscire il disco dello spettacolo e torneremo a Baita, quindi nei prossimi mesi abbiamo quel lavoro da promuovere. E poi in realtà ne ho anche un altro già in vista, e poi tutta la tournée estiva che adesso sta prendendo un attimo, insomma si sta organizzando, quindi ci sarà da lavorare, sì. Ecco, tu ti muovi soprattutto in Italia o anche all'estero? Anche all'estero, non soprattutto, però diciamo che 3-4 concerti all'anno più o meno all'estero capitano, sì. Adesso saremo in Ungheria questa primavera, siamo stati in Francia l'autunno scorso, Svizzera, insomma si gira un pochino. Ecco, il pubblico italiano rispetto a quello che incontri di là del confine, trovi differenze? Ho trovato molta differenza tra l'Italia e la Francia, nel senso che in Francia non mi conoscevano direttamente, eppure abbiamo riempito i teatri, per cui lì c'è proprio la curiosità di ascoltare qualcosa di nuovo. In Italia non è facile, cioè riempio un teatro a Treviso perché sono di casa, se vado a Napoli è difficile riempire un teatro intero perché non c'è la cultura di ascoltare qualcosa di nuovo. Poi per il resto, insomma, c'è un po' questa tendenza, appunto, che l'italiano medio si siede un po' alle cose culturali che non conosce, c'è un po' di pigrizia, quindi il divano a volte ha la meglio sulla partecipazione a questi eventi, però non sempre, insomma. Quindi c'è ancora, diciamo, una parte di popolazione italiana che è attenta a questo tipo di spettacoli? Sì, poi la serata, non so se avete fatto qualche ripresa stasera, ma lo dimostra, cioè io comunque vedo che sono seguita, e certo, insomma, non faccio canzoncine sole cuore amore, per cui vuol dire che sì, che ci sono italiani che hanno voglia di ascoltare canzoni che dicono qualcosa, che hanno un testo che dice qualcosa, e quindi insomma sì. Direi di sì. Un'ultimissima cosa ancora, sai, noi giornalisti non finiamo mai di far domande, no? Ma proprio l'ultima, che problematiche si trova in questo campo, in questo lavoro? Domandina da niente. Se ne trovano molte, prima di tutto il fatto che spesso non viene riconosciuta come professione, quale invece è, perché, anzi, non solo, non è una professione sola, sono tante, perché molte volte dobbiamo fare occuparci noi di tante cose insieme, dalla composizione ai social media, a portare il materiale, a gestire le comunicazioni, stampa e così via. E magari all'estero non avviene questo, negli artisti stranieri? Ad esempio ci sono paesi in cui il musicista ha una pensione, ha un reddito minimo, viene riconosciuto come mestiere a tutti gli effetti. In Italia non è così, cioè abbiamo l'ex EMPAS, ma insomma potremmo parlarne a lungo, insomma, sulla reale efficacia di questa cosa. E poi appunto c'è un grande
c'è una grande forbice tra i grandi artisti strapagati del mainstream e artisti validissimi che invece sgomitano e fanno una fatica estrema a farsi ascoltare quando invece ne avrebbero tutto il diritto, anche perché fanno cose belle, per cui insomma un po' questa la situazione. Riprendiamo da studio, ringrazio per questa intervista che ci ha rilasciato la nota artista Enrica Boschiero. Ringrazio anche l'ufficio stampa di Luisa Trevisi per la collaborazione. Intervista realizzata insieme all'emittente radiofonica televisiva online RST Radio Science TV. Grazie anche a voi che ci avete seguito. Prossimo appuntamento con Pianeta Oggi Report. Alla prossima settimana, sempre agli stessi orari. A presto.